alla chiesa, siamo qui alla RAI per la presentazione del premio Beato Agnes, perché il nostro generale ha vinto il premio con il miglior official. Quindi questa è innanzitutto una soddisfazione, a prescindere quando si vince un premio, poi un premio così importante, dedicato ad una figura così importante. È un premio che ha fatto piacere a noi di famiglia, ma è un premio riconosciuto come fiction, proprio in tutta Italia riconosciuta come un lavoro splendido, perché è stato un lavoro cronologicamente perfetto, è stato un lavoro dove c'è stato dentro amore, dove c'è stata dentro passione per mio padre, insegnamenti, idee, per i carabinieri tutti, un esempio. Quindi io sono molto felice e molto orgogliosa che questa fiction abbia vinto il premio Agnes, anche perché il premio Agnes è un premio importantissimo, cioè è veramente un premio che darà ancora più gusto a questa fiction, secondo me. Sono molto felice. Ecco, mentre noi ci eravamo visti prima dell'uscita, invece voglio dire che dopo la messa in onda, quindi avrà ricevuto tanti feedback, no, da tutti quanti, qual è stata la cosa più curiosa o che più le è rimasta nel cuore dei complimenti o comunque dei feedback che ha avuto? Guardi, le posso solo dire una cosa, al di là dei commenti, dei complimenti che ci sono stati tanti, no, la cosa che mi colpisce di più è che io ogni tanto la sera, prima di andare a letto, io me ne vado a rivedere un pezzetto, perché mi sembra di rivedere la mia famiglia, per ritrovarmi con la mia famiglia. Era talmente simile a tutto quello che abbiamo vissuto con i miei fratelli, che andare a rivedere per me è importante, perché dico, vabbè, mi addormento con una cosa bella, con la figura dei miei genitori abbracciati, con la figura di noi fratelli giovani, è difficile da capire quando non ci si passa. Infatti mi ricordo che mi disse che Castelletto aveva incarnato veramente, ricordava veramente tantissimo papà. Castelletto è stato molto molto bravo, ma è stata brava tutta la squadra. Io non posso che dire grazie a tutti, perché mi hanno restituito veramente la mia famiglia, mio padre, mia madre soprattutto, e per dei figli è un valore prezioso questo, importante. E invece ha un ricordo personale di Biagio Agnes? Ho una chiacchierata che ci siamo fatti nel suo ufficio, mi ricordo un pomeriggio, lui era molto amico del fratello di papà, del fratello di mio padre, e quindi, come vede, tutto legato. Poi alla fine Biagio Agnes è stata una persona che io ho frequentato poco professionalmente, perché ovviamente ero Mediaset, ma che ho conosciuto, ci siamo incontrati, come spesso succede, a delle cene, e l'ho trovato una persona sempre molto colta e molto attenta, soprattutto a chi lavorava con lui. E per chiudere, perché secondo lei c'è in giro così tanta paura di quella che potrà essere la nuova RAI? Ecco, adesso si aspettano i palinsesti a inizio luglio, perché c'è così tanta timore? Perché la gente ha sempre paura di quello che non conosce, e quindi ha paura che naturalmente possano cambiare delle cose che non sono mai cambiate, però, perché non cambierà niente. Magari ci saranno delle nuove trasmissioni, magari arriveranno dei nuovi conduttori, ma mi sembra anche giusto, insomma. Io credo che ci sarà sempre una grande libertà d'azione, se non di più, le posso dire. Con la Tavrenato Mamma RAI non si abbandona mai. Mamma RAI è Mamma RAI, e non c'è niente da fare. Grazie di voi. Grazie.